Cari amici, ben ritrovati. Anche oggi appuntamento con le minime e le massime astrologiche, segno per segno. Ariete, aria frizzante. Molte cose si stanno muovendo intorno a voi, portandovi sulla soglia di grandi cambiamenti. La presenza benefica ed energica di Marte vi aiuterà a mettere in pratica le vostre idee, trasformando i vostri sogni in progetti concreti e realizzabili. E per il Toro un po' di turbolenza, probabili difficoltà in arrivo nel pomeriggio. Qualche scenata di gelosia di troppo, subita o cercata, potrebbe compromettere il rapporto con il partner, rendendo tutto più pesante. Nel cielo dei Gemelli ci sono invece schiarite. Nettuno si trova in aspetto armonioso nel segno amico e vi spiana la strada e rende possibile la realizzazione di alcuni sogni che fino a pochissimo tempo fa sembravano veramente impossibili, non soltanto da realizzare ma perfino da fare. E per il Cancro, mare calmo, Venere e la Luna sono stimoli potenti a viaggiare con la fantasia verso lidi sereni e romantici. L'amore è a un punto di svolta. Favoriti come siete dalle correnti astrali, non potete permettervi di lasciarvi sfuggire delle occasioni così ghiotte. Il cielo del Leone è sereno, Marte vi procurerà molti divertimenti, porgendoveli su di un piatto d'argento. In questo momento avete bisogno e voglia di festeggiare, di liberarvi dalle fatiche del quotidiano e di trascorrere momenti di puro relax insieme ai vostri amici più cari. Vergine, per voi sole e clima gradevole, siete i protagonisti assoluti della giornata. Sarete affascinanti senza essere presuntuosi, simpatici senza essere impertinenti, brillanti senza mai perdere il senso del limite. E anche per la Bilancia si prevede bel tempo. Dopo una mattinata da leoni, passerete il resto della giornata a fare sogni ad occhi aperti. Nettuno vi invita in effetti a lasciare libera la fantasia, ma fate attenzione a non trascurare troppo la realtà. Per lo Scorpione, schiarite in arrivo. Finalmente tutte le tensioni verranno dissipate e lasceranno spazio alla serenità. Durante la mattinata però state attenti a non arrabbiarvi, Marte vi rende nervosi. Per il Sagittario si avvicina l'alta pressione. Segnali di miglioramento amoroso vi permetteranno di rilassarvi, soprattutto durante la mattinata con la Luna che vi sostiene. Continuate a pensare positivo e presto vedrete i frutti di quanto avete seminato. Capricorno, piogge sparse. Oggi sarà molto meglio evitare qualsiasi tipo di polemica, sia in famiglia che sul lavoro. La quadratura della Luna vi rende troppo impulsivi. Non dovete aggredire prima di essere aggrediti, ricordatevene. Guardatevi anche dalle emozioni troppo intense. Il tempo per l'Acquario è soleggiato, vi aspetta una giornata effervescente, sostenuta da favorevoli influssi della Luna. In campo economico, in particolare, potrete concedervi finalmente qualche piccolo sfizio e farvi anche dei piccoli regali senza poi sentirvi troppo in colpa. E per i Pesci si prevedono mari poco mossi. I pianeti vi proteggono, ma è il momento di chiarire una volta per tutte che non dovete attendere la manna dal cielo, ma piuttosto darvi da fare, rimboccarvi le maniche e lavorare per creare dalle basi il vostro successo. Il nostro appuntamento termina qui, però naturalmente tornano queste previsioni anche domani mattina. Io vi aspetto e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci.